Analizziamo ora i risultati della ricerca e i filtri disponibili. Troviamo 20 risultati per pagina. In ordine di qualità. Potremmo cambiare l'ordinamento selezionando Order e scegliendo Data o Rilevanza. Adesso lascio l'ordinamento per qualità. Per ogni documento viene indicato il tipo. Ad esempio, il primo risultato è una sinossi basata sull'evidenza, il secondo è una linea guida canadese, eccetera. Accanto alle evidenze troviamo le immagini e i video. Torno alle evidenze. Nella colonna di destra, Refine by, troviamo i filtri. Può essere utile leggere i risultati per tipo di evidenza. Evidence type. Al primo posto in verde le evidenze secondarie. Le revisioni sistematiche possono venire dai vari database che compongono la Cochrane Library, oppure da siti web o da riviste. Le sinossi basate sulle evidenze sono delle sintesi, dette anche sinossi, delle evidenze. Sotto troviamo le linee guida, classificate per zona geografica. Questa sezione merita particolare attenzione. Le linee guida, infatti, vengono raramente pubblicate su riviste. Sulle riviste, per motivi editoriali, è necessario sintetizzare, cosa invece non necessaria pubblicando in internet. La maggior parte delle volte, le linee guida si trovano su siti web dedicati alle linee guida. È comodo usare questo motore di ricerca per trovarle tutte o quasi tutte in una volta sola. Guardiamo ad esempio le linee guida del Canada. Apro la prima. Canadian Best Practice Recommendation for Stroke Care. Basta selezionare il titolo e ci troviamo direttamente sul PDF. Sotto le linee guida, sempre nella sezione delle evidenze secondarie, troviamo le Regulatory Guidance. Sono delle guide pubblicate da agenzie governative nazionali come l'FDA. Sotto la sezione verde troviamo altri tipi di evidenze. Nella sezione blu, Key Primary Research, troviamo articoli provenienti dalle riviste con maggior impact factor. In azzurro, Clinical Question and Answer, domande e risposte di quesiti clinici. A mano che scendiamo verso il basso, l'evidenza diminuisce. Accanto al filtro Evidence Type troviamo un altro filtro, Clinical Area. Questo filtro serve per limitare i risultati a una determinata area clinica. Ad esempio, se volessi solo i risultati riferiti alla fisioterapia, potrei cliccare Physical Medicine, eccetera. Per